ormai stiamo andando verso un mondo globalizzato che sta portando avanti una politica di competizione, ma in maniera completamente diversa da quelli che sono i valori del fair play, cioè non c'è più assolutamente rispetto per nulla, rispetto delle regole. Questa è veramente una piccola isola felice dove nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare a migliorare il mondo, cercando di dare il giusto risalto alle cose importanti, al valore, all'onore, al rispetto, a vincere rispettando anche gli avversari. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare attraverso lo sport, cercare di far capire quali sono i veri valori della vita e cercare anche di educare. E tornare un po' all'antico, quindi gli antichi valori, una volta gli antichi cavalieri, insomma, si rispettavano determinate regole, si rispettavano anche le persone che avevano obiettivamente un pochettino più di bisogno. Noi oggi viviamo con una velocità incredibile, non c'è più tempo neanche per fare le cose alle casse, si cerca delle piccole furberie di passare davanti, liti ai semafori, si vedono delle cose veramente incresciose. Questo premio rappresenta veramente questa possibilità di poter dare e trasmettere questi valori e di educare veramente la gente. Insomma, sono onorato perché accogliere questo premio in nome e per conto della famiglia di Michael Schumacher è sicuramente una bella cosa. Ovviamente potete capire che in questo momento Michael ha sempre caratterizzato la sua vita dividendo la parte pubblica e la parte privata, quindi in questo momento la famiglia chiede il rispetto di questa situazione, quindi come tale è felicissima e veramente molto grata per quello che vuol dire il primo fair play, e devo dire che sotto questo aspetto Michael ha sempre rappresentato un pilota che al di là di tutto è stato sì un campione, il miglior pilota della Formula 1 della storia moderna, ma sicuramente un campione in tutto e per tutto per quello che sono i valori del premio fair play. È stata una bella emozione, insomma, siamo ovviamente molto legati e quindi questo è un momento particolare. Sicuramente credo che la cosa più bella di questi giorni e di questo periodo in ogni modo è vedere il legame che è molto forte della comunità sportiva e non solo con quello che sta vivendo Michael in questa fase della sua vita.